Salve amici, ben ritrovati in questa nuova puntata in cui parleremo a 2000 e diremo tantissime cose utili soprattutto. Allora, io sono totalmente impresentabile, ho un herpes infinitamente grosso, qui è tutto un casino, ma nessuno fermerà la mia voglia di fare video per voi. Io purtroppo, raga, sto a una risata dalla pazzia proprio, mi manca un colpo di tosse. Allora, oggi faremo una bellissima puntata in cui andremo ad analizzare quello che, diciamo, vi ho sempre parlato di un concetto, ovvero di non andare a toccare le piante appena le avete comprate, almeno per un anno. Detto ciò, però, mi sono reso conto ultimamente, già da un pochino, che è un'affermazione corretta in parte ma incompleta. Perché? Vi faccio un esempio di una pianta che oggi andremo a, diciamo, chiamiamolo potare, ma diciamo che è più una pinzatura o quanto una rifinitura della situazione. Mettiamo per esempio che voi andate a comprare questa pianta. Adesso è un po' grandina, però ok, vedete, no? Si tratta di un ligustrum che ha una chioma che è andata partita per la tangente e si sta comportando in una maniera molto particolare. Se noi questa pianta, che io ho preso a, se non sbaglio, a dicembre, ok? La lasciassimo stare per un anno, potrebbero succedere molte cose poco carine. Perché comunque quello che sta facendo adesso sta praticamente andando ad allungare. Mi spiace che non si vede oggi, purtroppo, ragazzi, non, ho fatto una puntata semplice, non mi andava di montare tutto. Però, come vedete, sta praticamente allungando soltanto gli apici. Quindi, partendo dal presupposto che io vi dica di non andare a toccare questa pianta per un anno, potrebbe portare poi, in fin dei conti, a qualche grosso problema rispetto al magari andarla a toccare leggermente o comunque nei posti giusti. Per questo oggi andremo a completare quella che è la frase: non tocchiamo le piante per un anno, ma non andiamo a toccare pesantemente le piante almeno per un anno. Ovvero, che cosa succede? Noi compriamo una pianta, questa è una classica pianta da un'ottantina d'euro, diciamo, che potreste trovare all'interno dei centri bonsai, dei fiorai, di quello che volete voi, ok? È una pianta che ha una silhouette abbastanza tranquilla, abbastanza già preformata, è una pianta, diciamo, standard commerciale, ok? Però è una pianta che può attirare la vostra attenzione e sulla quale comunque noi possiamo, comunque nel corso del tempo, nel corso degli anni, comunque tirare fuori qualcosa. Io ho visto Nobu tirare fuori della roba del materiale di questo genere. Veramente di tutto rispetto. Detto ciò, è palese che noi dobbiamo comunque evitare, soprattutto nel primo anno in cui andiamo a trattare questa pianta, a lavorare con lei, ad annaffiarla, ad accurirla e quant'altro, andare ad operare pesantemente su di essa, a livello radicale, quindi non conoscendo il suo trascorso, quando è stata invasata, quando non è stata invasata, insomma, tutti i discorsi che abbiamo già fatto, b, a livello fogliare, cioè nel senso, questa pianta è stata impostata, bene o male, come tutte quante le altre in serie in un determinato modo. Ok? Hanno preso i rami, l'hanno spostato in un determinato modo, con curve più o meno piacevoli, più o meno corrette, più o meno giuste. Hanno impostato una ramificazione in un determinato modo che per una pianta di questa età, di questo genere, di questa situazione va anche bene. Cioè, nel senso, poi, in fin dei conti, per chi inizia a far bonsai, è anche una pianta comunque piacevole ed apprezzabile. Io ve la metto sempre qui, spero che si riesca a vedere bene perché sto con la fotocamera frontale. Quindi, bene o male, possiamo dire che è una pianta che comunque ci può trasmettere qualcosa. Ovvio e palese è che nello stato attuale non ci trasmette niente se non disordine, se non casino, se non, insomma, niente di che. Quello che voglio dirvi, nel momento in cui voi andate a comprare questa pianta e quello che vorreste fare è andare a piegare un ramo, accorciarne un altro, che ne so, andare a sfoltire cose molto importanti, ecco, là vi do la toppa, vi dico fermatevi, la lasciamo perdere, aspettiamo un annetto, studiamoci il disegno, stiamo sereni, stiamo tranquilli, impariamo a gestire il suo mantenimento, che è la cosa fondamentale, quindi impariamo a capire quando ha sete, quando non ha sete, quando concimare, come esporla, come non esporla e così via. Dopodiché, tra un anno, una volta che ho perso un anno a guardarmi la pianta e a capire quale potrebbe essere il disegno più adeguato, vado a metterci le mani più o meno pesantemente. Questa pianta, in questo momento, che è appena partita la vegetazione, già sta facendo delle cacciate infinite. Cioè, la chioma era così, è così. È palese che se io questa non la tocco e la lascio così, a parte che non la vendo in fin dei conti perché vabbè. Ma io che me la so appena comprata e non la tocco così, questa qua mi va a perdere le foglie più interne perché mi sta spingendo come una pazza verso gli apici. E
E quindi quello che devo fare è cercare di ristabilire quella che è la silhouette del mio albero, che è una silhouette che è stata pensata commercialmente, è stata pensata in serie, ma che in fin dei conti non è del tutto errata, seppur con un po' di, insomma, perché, cioè, mi hai piegato i rami a ognuno come volevate, questo che è? Questo qua sotto che robè? Cioè, questo è l'esempio che voglio portarvi. Questo ramo qui, palesemente, ma che è? Ma da dove parte? Parte da qua, ma che mi rappresenta sto ramo? È palese che è un ramo che è sbagliato. Ma non lo devo toccare quest'anno. Lo tocco l'anno prossimo. Vediamo piano piano come si comporta. Vediamo se magari mi perde dei rami e quello che ti dico, ok, non va bene, ma magari mi dà una mano, almeno in questo momento, per dare un po' di conicità, un po' di forma, anche un po' di energia, perché magari soffre da una parte e mi rimane quella che mi spinge e mi crea un po' di energia all'interno della pianta. Quindi vi dico, aspettate, io me lo studio, lo vedo, dico ok, insomma, mica va tanto bene sto ramo, no, non mi piace, ok, vediamo tra un anno come procedere. Detto ciò, però, questo succhione che parte da qui non servirà mai a nulla. Il fatto che qui ci siano queste uscite così lunghe, che mi vanno a scaricare energia qui sotto e mi vanno quindi a far perdere quella che potrebbe essere una ramificazione che troverò magari verso fine primavera, perché questi, pure questi sopra che adesso non vedete, questi continuano, mica si fermano, buoni voi a fermarli. Dici sì, faccio la pizzicatura, ma se io vado a pizzicare qui e accorcio qua, mi dici come posso mantenere sto ramo così lungo? Non lo posso fare. Quindi, per cui, quello che voi potreste fare una volta che andate a comprare una pianta di questo genere è andare ad effettuare quella che è una potatura di risistemazione. Riandiamo a dare un po' una silhouette tranquilla alla nostra pianta, che vi ripeto, per tanti versi scorretta, ma per tanti altri, diciamo, corretta. Poi sta a voi andarla a sistemare, a capire quali rami potrebbero non essere giusti e quali potrebbero essere corretti. Quale è un ramo che posso addrizzare un po' meglio per dargli più forma, quale invece già sta a posto e quindi devo soltanto andarlo ad ampliare, perché questi sono tutti rami che partono stecchi e c'hanno poi rami verso su. Lì la devo aprire questa ramificazione, la devo rendere più larga, più aperta, più bella, più possente, più vigorosa. Ma come lo faccio? Poi magari con il filo, poi magari con le potature di selezione fatte in un certo modo, e ok, ma adesso non lo posso fare perché l'ho appena comprata, ma posso ridargli un po' di silhouette e renderla un po' più carina. Quindi prendete le vostre forbici dalla punta non arrotondata, ma pulita, e andiamo a tagliare. La prima cosa che togliamo è questo schifo, e poi andiamo a fare proprio una potatina, ma serina serina, ragazzi, di quella che è la silhouette, senza spingerci troppo, senza andare a togliere cose che non sappiamo, anche perché magari abbiamo appena iniziato, non sappiamo bene cosa fare, non sappiamo bene se potare una cosa piuttosto che un'altra è corretto. Abbiamo iniziato ieri, abbiamo appena comprato il nostro primo bonsai, siamo tutti contenti, non vediamo l'ora di fare danni, e i danni invece non li fate, perché ve lo dice il vostro Davidino. Quindi voi andate ad alzare la telecamera per far vedere cosa dovete potare e andate soltanto a spizzichettare tutto in modo da rifornire una bella silhouette alla vostra pianta. Ma più che rifornire una bella silhouette, questa operazione, quanto banale quanto ma tanto essenziale, che cosa fa? La mia pianta, una volta che io ho tagliato tutti questi getti di veramente inutili che mi andavano a scaricare un sacco di energia, mi risponde con una ramificazione più interna. Non è che mi riparte da dove io l'ho tagliata, mi riparte da altre parti. E quindi non solo ho ridato un po' di forma alla mia pianta dicendo ah, effettivamente avevo comprato un'altra pianta, adesso la rivedo, oltretutto la pianta mi fa una vegetazione da altre parti che magari mi risultano anche più utili. Quindi qui, per la prima volta nella mia vita e per la prima volta anche nella vostra vita, probabilmente anche l'ultima, dovrete fare una potatura a culo. Andiamo essenzialmente a prendere e spotacchiare così, giusto per andare a riformare una chioma, diciamo non proprio alla cieca, perché per esempio qui se c'è un rametto che poi alla fine mi rimane sgombro, lo tolgo proprio. Quindi diciamo a culo, nel senso che vado a riformare una silhouette. Però sempre, ragazzi, che noi dobbiamo lasciare che vi devo dire, ecco, aspettate, questo qui lo taglio tutto, no?
Però non è che devo lasciare magari queste situazioni, no? Magari senza foglie. Cioè questo lo vado a eliminare tutto dalla base. Quindi sempre diciamo in maniera un pochino coscienziosa. Tipo invece sta roba che dov'è? Che qua va verso il basso. Aspettate, non serve correre. Quindi andiamo a eliminare tutta quest'altra robetta. La natura più semplice e veloce della storia. Cade di dare un po'... un senso, mo veramente stiamo giocando, scherziamo, potatura fatta così alla cieca, però cercate sempre di dare comunque un senso alla potatura che fate, di non farla veramente a occhi chiusi con la motosega, sennò non va bene più, non ve le dico più ste cose. E voilà! Bello come un quadro! Allora, come vedete, una volta poi rieffettuata una potatura, diciamo, abbastanza netta, la mia pianta mi va a ritrovare un po' di silhouette, un po' di conicità, un po' di forma, ok? Cioè nel senso, questa potatura, che facciamo così un po' alla cieca, serve comunque, a parte a me per rendermi un po' più chiare le idee di che cosa sto trattando, che pianta sto trattando e così via, ma soprattutto mi dà un'idea molto più chiara di cosa troverò poi l'anno prossimo, di cosa devo trattare, di cosa non devo trattare, di come poter aprire bene la chioma, di come studiarmela poi questa chioma magari per andare un po' a aprire questo palco con un po' di filo e così via, perché come vedete qui va tutto verso l'alto. Questo qui invece portato un po' più così sarebbe più bello. Questo però è una cosa che facciamo poi nel periodo giusto, facciamo una volta che ci siamo studiati la pianta e così via. Ma se noi lasciamo tutto quel papocchio che mi va a spingere, mi va a togliere energia, mi va a spogliare le parti interne perché comunque mi richiede sempre più vigoria, la mia pianta me la perdo, me la gioco. Cioè non è che mi gioco la pianta, mi gioco il concetto di bonsai, mi gioco la sua forma, che ripeto che per tanti versi è scorretta, ma come vedete per tanti è più o meno accettabile da lavorarci, da sistemare, da potare qualcosa. Tanti lavori sono da fare, ma non è questo il momento. Il momento che dobbiamo invece gestire adesso è lo studio della pianta. E come possiamo studiarla se non la osserviamo appieno? È impossibile. Quindi ragazzi, con questa puntata quello che ho voluto fare è cercare di darvi una piccola idea, una piccola guida di quello che dovreste fare nel momento in cui da, diciamo, neofiti andiamo a prendere una pianta nuova del quale non conosciamo niente, del quale sotto mio consiglio e di tanti altri maestri non conviene andare a trattare pesantemente, almeno insomma nei primi mesi e così via, insomma studiarselo un pochettino. Ma è ovvio e scontato che la pianta, essendo comunque una pianta e continua a crescere perennemente, soprattutto se la prendete adesso in primavera, questa potatura probabilmente andrà fatta anche a fine primavera. Questo genere di potatura proprio così, selettiva, selettivamente cieca. Diverso è se la lasciamo completamente andare, poi magari dobbiamo metterci le mani in una maniera molto più complessa, con mano magari più esperta. Perché magari se la lasciassimo andare un anno, questa mi cresce a dismisura, mi spoglia alcuni palchi sotto e poi per andare a risistemare diventa molto più complicato. Vi faccio un esempio. Prendete i ficus, i classici ficus così. Ne abbiamo visto uno nella puntata precedente. Molti a casa, molti mi riportano, molti li vedete, insomma si sa, molti l'avete fatti anche voi. Che succede? Che quella pianta, come avete visto, si va a spogliare in alcune zone e me ne allunga altre. Molte volte mi va ad allungare delle zone talmente tanto, perché la lascio andare talmente tanto, qui parlo magari di chi proprio se compra il ficus ginseng, dice c'ho un bonsai a casa, capito? Poi lo vedi che c'ha le gettate lunghe un metro e mezzo. Però quelle lì, una volta che si allungano così tanto, quelle vanno andate a recuperare è un bel problema, perché là non è che posso tagliare a zero. Mi riparte, non mi riparte. Cioè lì inizia ad esserci un lavoro molto complesso e difficile per andare a ristabilire una chioma bassa e compatta. Cioè non è che poi lo facciamo in 2 secondi. Magari poi lì sì, devi fare un taglio drastico, ma magari devi preparare la pianta 2 anni, concimandola come una pazza, per poi andare a tagliare tutto a zero e farla ripartire a casa e andare a fare una selezione. Però capite che un conto è che lo faccio io, un conto è che lo fa uno che fa bonsai da 5-6 anni, un conto è che lo fa uno che ha appena comprato una pianta e magari su 2-3 anni che la lasciano andare così allo sbaraglio e poi deve fare un lavoro del genere. Cioè, diventa complicato, diventa difficile trovarci una quadra. Diverso è invece se pure quel ficus voi ve lo tenete sempre bello pettinato,
Dopodiché andare a fare una selezione più corretta, andare a trovare il ramo giusto, il ramo sbagliato e così via, quando ho 50 rami è diverso. Se io qua lo lascio andare, tanti di questi rami che vedete adesso, tanto di questo verde che è tanto, ripeto, ad un occhio medio esperto, medio basso, non, è una pianta che non va bene. Ad un occhio invece inesperto, ad un occhio che si avvicina molto al bonsai, è bello. Ed è giusto che lo veda bello, ok? Perché poi essenzialmente il palco è formato. Però se noi invece lo lasciamo andare, quel palco non lo forma, io che non sono esperto, non so più come reagire, come interagire con questa pianta e mi trovo in difficoltà. Quindi oggi abbiamo completato una frase molto importante che è: non tocchiamo le nostre piante per un anno, non tocchiamo le nostre piante pesantemente per un anno. Per pesantemente si intende filatura, rinvaso e potatura drastica. Queste tre cose rimangono nel cassetto dei desideri che apriamo tra un anno. Quindi ragazzi, io vi porto il mio saluto più caldo e caloroso qui dal mio negozio e dal mio Ligustrum. Ci vediamo alla prossima. Sotto in descrizione trovate i link della Crispy Cup, perché trovate i link della Crispy Cup. Poi ci capiamo poi più avanti. Ciao!